Al fine di riequilibrare il tono emozionale, ed in particolare nel caso in cui esso si attesti cronicamente su ansia e paura, tipiche della neuropersonalità cortisolica, esistono una serie di tecniche molto pratiche che adesso ti andrò ad elencare. Di fatto, di seguito, ti darò una serie di esercizi, alcuni dei quali ti faranno anche sorridere, ma ti assicuro che sono molto efficaci. Si inizia con le pratiche di stiracchiamento, simil scimmia, poi si prosegue con un body scanner leggero sul corpo e sulla pancia, in particolare a livello dello stomaco, del pavimento pelvico, della zona lombare e delle gambe. A questo punto la pratica prosegue facendo attenzione alle tue sensazioni. Ad esempio, senti le zone del corpo e della pancia in cui avverti una maggiore tensione o ansia. Ascolta quelle parti e percepisci se ci sono delle variazioni di temperatura oppure di movimento. Se senti all'interno di esse una consistenza differente, ad esempio gelatinosa, o una durezza come un metallo, o una leggerezza come una mousse, o altre consistenze. Percepisci se questi cambiamenti rimangono molto localizzati in un'area o se si spostano verso altre zone, e se hanno un colore simile tra loro o se nel percorso cambiano colore o sfumatura. Successivamente, percepisci con maggiore dettaglio ogni cambiamento delle sensazioni e delle emozioni che ti stanno arrivando, che ti stanno attraversando. E senza giudizio, continua ad osservarle attimo dopo attimo. Focalizzati sull'ascolto di quello che c'è in questo momento presente. Infine, inizieremo a sciogliere queste tensioni, questi blocchi e queste sensazioni e lo faremo scegliendo alcune tra le migliori e più divertenti tecniche di energetica dolce o di grounding e respirazione consapevole. Ecco qualche esempio. Un ottimo esercizio è quello della presenza, della centratura e del rilassamento. L'esercizio dell'alga. La pratica del radicamento, la respirazione globale della fontana, la pratica tensioni e rilassamenti, l'esercizio di mobilizzazione delle giunture e quello di consapevolezza del silenzio e del vuoto, e la pratica delle aperture orizzontali. Seguimi in altri video perché te li spiegherò ad uno e se vuoi accelerare, visita il sito dot.luciapremdacostucci.com e fissa la tua consulenza personalizzata online, ma anche in studio medico, perché no?